Allora, intanto diamo il ben trovato ad un grande personaggio, stimato da tutti, è tedesco, ma è conosciuto come direttore negli uffici a Firenze, con una grande conoscenza del mondo della cultura e dell'arte. Oggi a Cascia è invitato dall'amministrazione comunale. Perché qua e cosa può dire a chi lo ascolta in questo momento? Era un mio desiderio da tanti decenni, direi, di andare a Cascina dal momento che ho iniziato a studiare Michelangelo e oggi si è realizzato questo mio sogno. Sono molto contento di essere qui e infatti questa visita a Cascina si inserisce in un programma più vasto, quello dedicato agli uffici diffusi, e in un certo senso è particolarmente propizioso perché abbiamo fatto l'ultima operazione prima del lockdown con Anghiari, l'altra città nota per la battaglia raffigurata da uno dei grandi giganti del Rinascimento, in quel caso Leonardo, qui invece naturalmente Michelangelo, proprio nella sala dei 500 di Palazzo Vecchio. Sì, viene entrata a Cascia dove un sindaco si chiama Michelangelo. Quindi... Per giunta questo tutto casca in piedi. A pennello. Sì, sì. Insomma, si riaprono questi musei, si riapre. Ritorna alla vita, secondo lei, direttore? Qui alle Gallerie degli Uffizi abbiamo fatto più di 100.000 visitatori nel mese di maggio, crescono ogni settimana, ci sono anche visitatori da altri paesi, quindi la ripartenza è iniziata e io mi auguro veramente che non si fermerà mai più. La rimarremo a Cascina qualche volta? Sicuramente. Buon lavoro, grazie. Grazie.